C'è un limite oltre il quale la paura cede il posto alla speranza. Benvenuto in questa nuova puntata. Oggi ti porto con me nella drammatica spedizione in Tauride, seguendo le orme di Oreste. In questo viaggio carico di tensione e mistero, il nostro eroe si trova faccia a faccia con una peculiare sacerdotessa di Artemide. Preparati a scoprire come si svilupperà questo inatteso incontro e quali segreti verranno svelati. Ti aspetto una puntata densa di colpi di scena, per cui ti auguro buon ascolto. Ti prego, non scordare di mettere un mi piace a questa puntata. A te non costa nulla, ma è fondamentale per la salute del nostro canale. Desidero ringraziare i mecenati di questa puntata: Giacomo, Andrea, Dalila, Chiara Atena e Greta. Grazie anche a Gaetano, Daniele, Vanessa, Paola, Jimbo, Andrea Len, Joele e Alessia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 195. La vendetta di Oreste, terza parte. Sacrifici umani in Tauride. Siamo lasciati con Oreste che è ancora sofferente in quanto perseguitato dalle Rinni, per nulla convinte dalle accorate parole di Atena a lasciarlo vivere in pace. Il giovane è disperato e prende il mare per veleggiare oltre i Dardanelli e lo stretto del Bosforo fino a raggiungere le coste sconosciute quanto terribili del Mar Nero. È stata la voce di Apollo a dargli questo incarico. La sua unica speranza di salvezza, secondo la Pizia, risiede nel trafugare una statua lignea dal tempio di Artemide nel regno di Retoante e riportarla ad Atene. Questa statua è piovuta dal cielo direttamente dentro al tempio di Artemide, come a segnalare la soddisfazione della dea per la costruzione di un luogo sacro a lei dedicato. Come altro dono a questo tempio, ella ha imposto una giovane bellissima a capo delle vergini che lì prestano il loro servizio. Solo alla grande sacerdotessa è concesso di toccare la sacra immagine della dea ed è lei sola che officia i riti sacrificali. Il re dei Tauri, Toante detto dai piedi piatti, è figlio di Dioniso e di Arianna. Egli governa un territorio che, per le notizie che giungono in Grecia, è tristemente famoso. I Tauri vivono di pastorizia, di assassinio e di rapina. Quando ad uno di loro accade di catturare un prigioniero, quest'ultimo viene immediatamente decapitato sul luogo e la sua testa, infilata sul lungo bastone, viene portata a decorare il camino di casa. I Tauri sono convinti di assicurarsi così la protezione del morto. Se una nave ha la ventura di far naufragio in quelle terre, tutti i marinai vengono sacrificati ad Artemide, uccisi a bastonate. Le teste vengono spiccate dai corpi e appese con dei chiodi su delle tavole incrociate. Quel che resta dei malcapitati viene gettato in mare. Questo non capita però ai principi. Un principe che venga fatto prigioniero ha l'onore di essere passato a fil di spada sotto gli occhi della grande sacerdotessa del tempio di Artemide. Il regale cadavere viene poi bruciato nel recinto del tempio. Qui arde un fuoco inestinguibile che viene alimentato dal centro della terra. Qualcuno dice addirittura che abbia origine nel Tartaro.
essere inviati in Tauride per impossessarsi di una statua che si trova all'interno di un tempio in cui vengono perpetrati i sacrifici umani forse non è la più facile delle imprese. Oreste, come ti dicevo, è però disperato. Arriva a mordersi a sangue le mani e le dita solo per procurarsi un dolore su cui concentrarsi e non sentire almeno per qualche minuto la voce delle Erinni. Pilade, compagno di avventura e fresco sposo di Elettra, gli sta sempre a fianco. La nave a 50 remi giunge di notte nei pressi delle sponde della Tauride e i marinai sono ben contenti di rimanere al largo, pronti alla fuga. Oreste e Pilade raggiungono la costa e si rifugiano in una grotta nascosta alla vista poiché scavata dalle onde in una insenatura. È ancora notte fonda quando i due si avviano verso il tempio, ma vengono subito sorpresi da alcuni mandriani che, vedendoseli apparire davanti così dal nulla, rimangono a bocca aperta. Non sono scesi da una nave. Un attimo prima sul prato che digrada a mare non c'era nessuno e ora queste due figure d'uomo, perfette nel corpo, bellissime e nobili. Gli ingenui mandriani pensano di essere incappati nei due dioscoli, Castore e Polluce, e si gettano a terra, adorandoli e chiedendo protezione. La situazione sembra volgere al meglio quando la pazzia riprende possesso di Oreste. Inizia a muggire come un vitello e ad abbaiare selvaggiamente, scambiando poi le pacifiche mucche lì intorno per le sue persecutrici, le Erinni. Oreste sfodera la spada e cerca di avventarsi su di loro. «Pilade, le vedi anche tu, le Erinni? Abbattiamole finalmente!» Pilade cerca di fermarlo abbracciandolo. I mandriani, risvegliati dal loro sogno mistico, si accorgono di essersi ingannati sui due stranieri e, complici la pazzia di Oreste e l'attenzione che Pilade riversa solo su di lui, riescono a sopraffarli. In breve, i due, immobilizzati e legati, si ritrovano su un carro diretto al tempio per essere sacrificati. Il loro nobile aspetto li ha salvati dall'essere decapitati sul posto. I mandriani non vogliono commettere un secondo errore di valutazione. Come nobili stranieri avranno l'onore di essere sacrificati dalla grande sacerdotessa. Costei accoglie i mandriani che portano questi doni e domanda loro informazioni sugli stranieri. Le viene risposto che uno dei due ha nome Pilade, l'altro non si sa. I due parlano greco, questo è certo, e uno dei due o è pazzo o ha la febbre, poiché nessun ragionamento degno di tal nome esce dalla sua bocca. La sacerdotessa fa slegare i polsi ai prigionieri e poi, avvicinandosi, si rivolge loro. I due sanno che non possono fuggire, sono disarmati e non si sa quante guardie circondino il tempio. È da molto che non sento parlare greco. Prima che sacrifichi la vostra vita ad Artemide, ditemi i vostri nomi. So che uno di voi è un certo Pilade. Chi di voi due è costui? Io, sacerdotessa. E qual è il tuo nome straniero? Pover'uomo, risponde Oreste. Che tipo di nome è Pover'uomo? Quello che mi può bastare per raccontare la mia vita. E poi, che differenza fa conoscere il mio nome? È il nostro corpo che vuoi uccidere, no? Dunque, poco ti può importare dei nostri nomi. E poi, se morirò senza nome, nessuno riderà di me. E la sacerdotessa? Cosa ti impedisce una gentilezza verso di me? Sono un argivo di Micene. Sono un esule che ha dovuto lasciare la patria e allo stesso tempo è stato costretto ad abbandonarla. La sacerdotessa si illumina a sentire parlare di Argo e Micene e domanda allo straniero se ha notizie sulla guerra di Troia. In Tauride giunge poco da fuori. Oreste racconta che Troia è caduta e che gli Achei, ognuno per la propria strada, stanno tornando a casa. Ancora più assetata, la sacerdotessa chiede notizie di Calcante e gioisce nel sapere che è morto. Poi di Odisseo, che non è ancora giunto ad Itaca, e anche qui la Vergine con un sorriso sussulta. Chiede di Elena e di Achille
domanda notizie infine del comandante in capo. Ha sentito che si chiamava Agamennone? È forse morto sotto le mura di Troia? Oreste racconta come la sua vita sia stata spezzata non da una lancia, da una freccia e nemmeno dalla spada di un eroe. Lo ha scannato una donna. La sacerdotessa si intristisce e chiede notizia della vedova di Agamennone e rimane sconvolta nel venire a conoscenza che l'assassina di Agamennone è stata proprio sua moglie Clitennestra e che la stessa ha trovato la morte per la mano vendicatrice del figlio maschio del re. Delle figlie del re, la sacerdotessa chiede se qualcuno ricorda ancora quella giovane immolata in Auride, uccisa per mano del suo stesso padre sull'altare di Artemide. E poi che ne è stato del figlio di Agamennone? Questo disperato vive ancora? Oreste, per vivere vive, sempre angosciato, ovunque si trovi. In nessun luogo egli trova pace. Straniero, ti offro di aver salva la vita se porterai ad Argo una mia lettera. Da lì sono stata strappata, giovanissima, e voglio rassicurare i miei cari. Il tuo compagno però non potrà venire con te. Verrà sacrificato perché così vuole la città. E Oreste, di quel che dici tutto mi aggrada, tranne che per un punto. Consegna la lettera al mio amico Pilade e uccidi me. Sono io il nocchiero di questa sciagura e se lui naviga con me è solo per colpa delle mie disgrazie. Sarebbe la più grande delle vergogne se chi ha trascinato nei guai una persona cara fosse il solo a salvarsi. Tengo di più alla sua vita che alla mia. Cuore sublime. Così sarà. Allora morirai tu e Pilade tornerà in Grecia. Sei di buona stirpe e di animo nobile. Come vorrei che il mio lontano fratello somigliasse a te. Pilade non se ne vuole andare, vuole morire con l'amico. Ma Oreste lo convince ricordandogli che è solo lui che deve pagare il suo proprio conto con la morte. Oreste sa che Pilade rivedrà Elettra. Gli impone di non tradire quell'amore che lo lega a lei. La sacerdotessa torna con la lettera per Pilade. Entrambi giurano che i patti verranno rispettati e che il giovane consegnerà la lettera una volta lasciato uscire indenne dalle terre del terribile re Toante. Pilade, consapevole che il giuramento viene fatto a Zeus, ha una preoccupazione. Se la nave facesse naufragio e la lettera venisse persa tra i flutti, egli non potrebbe portare a termine il suo compito. In questo caso, egli vorrebbe ritenersi esonerato dal suo impegno. La sacerdotessa comprende e subito trova una soluzione. Dirà a voce il contenuto al messaggero, in modo tale che egli, perduta la lettera, a memoria lo possa riferire. E qui il colpo di scena. Preparati alla sorpresa, o forse hai già intuito tutto. Ecco le parole della sacerdotessa. Riferisce ad Oreste, figlio di Agamennone. Ifigenia, la vittima di Auride, ti manda a dire che vive, anche se è ritenuta morta per quelli di Argo. Riportami ad Argo, fratello caro, prima che io muoia. Liberami da questa terra barbara, dai suoi riti di sangue voluti da una dea. Vieni a salvarmi, o maledirò la tua casa. Caro Pilade, di a mio fratello che Artemide mi ha sostituito con una cerva sotto la lama di mio padre, in Aulide. Pilade, che ha la lettera in mano, la consegna ad Oreste con un sorriso, dicendo: mantengo fede al mio giuramento. Ecco, consegno la missiva a tuo fratello. Oreste gioisce e cerca di abbracciare Ifigenia, che però rifiuta in quanto i suoi panni sono sacri e nessuno li può sfiorare. Dopo un breve scambio di battute, i due si riconoscono come figli di Agamennone e piangono di gioia. I fratelli ritrovati si sentono travolti dal momento, ma grazie al loro forte carattere riprendono possesso di sé e decidono di organizzare una fuga. Ifigenia ha un piano e lo illustra brevemente ai due. Si odono i passi di Toante che sta arrivando.
Ifigenia ordina ai due di raggomitolarsi a terra e di non alzare la testa per nessun motivo. Poi solleva la statua di Artemide dall'altare e, reggendola tra le braccia, si dirige proprio verso quei suoni. Toante. Dove si trova la grande sacerdotessa? I corpi stanno già bruciando sul sacro rogo? Oh, eccoti qui, Ifigenia. Cosa vedo? Hai tolto la statua di Artemide dall'altare? Che cosa è mai accaduto? E Ifigenia, è accaduto che i tuoi servitori mi hanno consegnato due prigionieri impuri. La statua di Artemide, quando sono apparsi alla mia presenza, da sola, ruotando su se stessa, ha voltato loro le spalle e ha chiuso gli occhi. Li ho perciò interrogati e uno dei due ha confessato di aver ucciso la propria madre con l'aiuto del suo bel compare. Le loro mani grondano sangue. Hanno infine osato toccare con le loro dita nefaste la statua della dea. E Toante, questa è una grande sventura. Come possiamo chiedere perdono ad Artemide e calmare la sua giusta ira? È necessario immergere la statua in acque incontaminate e l'acqua del mare è quella più pura. Dovrò anche purificare questi due. Fai legare questi greci malnati e porre sul loro capo un velo, così che i raggi del sole non si contagino toccandoli. Che giunga qui una scorta che ci accompagni. I prigionieri sono legati. I soldati potranno perciò venire senza armi, come il rito prevede. Ordina alla popolazione di restare chiusa in casa e di non uscire, di sprangare porte e finestre. Non voglio che qualche imprudente rischi di incontrare il loro sguardo. Quando i due prigionieri usciranno dal tempio, proteggi anche tu i tuoi cari occhi, tirando su di essi un lembo della tua veste. Brucia poi erbe sacre davanti all'entrata, in modo da rendere di nuovo puro il luogo. I riti che devo svolgere sulla battigia saranno lunghi. Non ti stupire se tarderò. Come hai già immaginato, Ifigenia, allontanate le guardie per effettuare dietro delle rocce i suoi riti, con delle torce invece segnala alla nave al largo di venire a riva per portare Pilade, Oreste e lei in salvo. La scorta che si accorge del tentativo di fuga è vinta a suon di pugni da Oreste e Pilade. I soldati beffati e battuti tornano a raccontare l'accaduto a Toante. La grande sacerdotessa è fuggita su una nave con i due stranieri e la statua trafugata. Toante, che va su tutte le furie, organizza un inseguimento in mare. Oreste e i suoi giungono sull'isola di Sminte, dove da diversi anni hanno trovato dimora Crise, sacerdote di Apollo, la figlia Criseide e il figlio di lei, concepito con il dio lucente, che porta il nome del nonno, Crise, appunto. Forse hai riconosciuto questi nomi. Criseide è la vergine che Agamennone ha tenuto per sé come schiava e che è poi stato costretto a restituire a Crise, dando il via alla serie di eventi che hanno portato alla ira di Achille e agli accadimenti raccontati nell'Iliade. Trovi tutto nelle puntate 147 e 148. Tornando a noi, Criseide propone al padre e al figlio di consegnare i fuggiaschi a Toante per evitare qualche ritorsione dal terribile re. Crise, il vecchio, è costretto a rivelare al nipote che egli non è stato frutto di una relazione della madre con Apollo, come gli è sempre stato raccontato. È una pietosa bugia per nascondere il vergognoso fatto che il suo concepimento è avvenuto nella tenda di Agamennone, mentre Criseide era una schiava di sua proprietà. Per quanto ferito il giovane si possa sentire in questo momento, egli non può consegnare a Toante quelli che in effetti sono i suoi fratellastri. Crise, il giovane, comprende la situazione e in un attimo è pronto ad imbracciare le armi a fianco di Oreste e Pilate. Gli eroi hanno la meglio sul terribile re, che perde la vita proprio sull'isola di Sminte. Consegnata la statua e ritornati in patria, Pilade riabbraccia la sua Elettra, che temeva ormai che il marito e il fratello fossero morti oltre mare. Oreste, che dalla tappa in Atene ha la mente sgombra dai fantasmi delle Erinni, decide di prendere moglie. Egli ha una promessa sposa, da lungo tempo, Ermione di Sparta, figlia di Elena.
Si mette in viaggio per la città di Menelao, ma trova un altro pretendente che lo sfida, Neottolemo, figlio di Achille. Nel duello che ne segue, togliendo la vita al giovane furioso, Oreste risulta vincitore. La gloria di Oreste sale, ed egli diviene re di Argo, Micene e della stessa Sparta. Della statua di Artemide, dalla sua consegna si sono perse le tracce. Diverse città vantano di possederla, protetta o sepolta da qualche parte. Oltre ad Atene, Sparta dice di custodirla. Poi Rodi e infine la nostra Ariccia, nel Lazio. Si dice che Oreste abbia portato il divino manufatto nascosto tra fascine di legna in Italia, che sia poi morto ad Ariccia e che le sue ossa siano poi state traslate a Roma. Con questa ultima complessa puntata si chiude la quinta stagione del nostro podcast. Mi prendo come al solito qualche settimana di relax e di ricarica batterie. Il nostro appuntamento è per la fine di agosto o l'inizio di settembre, con nuove avventure e viaggi nella mitologia. Ti auguro di riuscire a trovare del tempo per te. Buona estate e ci sentiamo presto. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non l'hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro. Il Re degli Dei è un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto nel podcast. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Google, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.